Fate spesso tantissime domande sulle uova. Si possono mangiare tutti i giorni? Quante se ne possono mangiare? Fanno bene, fanno male, il colesterolo? Scopriamolo insieme. Prima di tutto, il colore del guscio non indica la qualità dell'uovo. Concentrati sul colore del tuo orlo. Più è giallo intenso, più significa che è ricco di carotenoidi. E questo significa che la gallina ha mangiato erba. Scegli assolutamente uova che provengono da galline che pascolano in libertà, perché a livello di salubrità e di nutrienti non c'è paragone. Non leggere quello che è scritto sulla confezione, ma leggi la sigla riportata sull'uovo stesso. Se il primo numero che precede IT è 0, allora sono veramente uova allevate a terra. Se il numero è 1, 2 o 3, lasciali dove sono. Le uova fresche vanno a fondo, le uova non fresche galleggiano. Evita uova di galline allevate in gabbia, in quanto piene di antibiotici e ormoni. Il bianco dell'uovo contiene albumina, che inibisce i nostri enzimi digestivi, quindi andrebbe sempre cotta. Ed evitiamo di mangiare solo l'albume, ma mangiamo sempre assolutamente anche il tuorlo. L'uovo è un alimento completissimo, è ricco di proteine, vitamine e altri nutrienti benefici. Molte persone evitano il consumo regolare di uova perché è stato detto in passato che aumenta il rischio di patologie cardiovascolari. In realtà tutto ciò è stato smentito da studi recenti. Non c'è nessuna correlazione tra consumo di uova e aumento dei livelli di colesterolo. Detto questo, l'uovo non è per tutti. Ad esempio, chi è allergico, chi soffre di una disfunzione ereditaria nel metabolismo degli acidi grassi, sia di una variante genetica che causa un non regolare metabolismo del colesterolo, e anche chi soffre di diabete dovrebbero stare attenti e limitare il consumo di uova. Detto questo, cuocile sempre gentilmente, senza esagerare con le alte temperature, ed evita di friggerle perché andresti a rovinare i preziosi nutrienti che contengono.